Questo programma è offerto da... È arrivato il momento di investire. Come? Con i nuovi piani individuali di risparmio, fondi di investimento a tassazione agevolata. Per chi investe fino ad un massimo di 30.000 euro l'anno e per 5 anni sparisce il 26% di tassazione. Per saperne di più, contatta l'ingegner Davide Gambarotti, consulente finanziario Mediolanum, presso gli uffici in via Adda numero 5 o telefonare al numero 335 70 82 345. Gioielleria Rocca, dal 1898, una tradizione tramandata da anni, dove potrete trovare marchi di alta qualità, quali International Diamond, D&D Gioielli, 1R, Michele Affidato e Mari del Sud, linea esclusiva ideata dagli stessi titolari. Inoltre sono presenti prestigiosi marchi di orologeria, Paul Picot e Accent. Gioielleria Rocca, Corso Nomistrano, La Mezza Terra. So Chic, Davide Parrucchieri. So Chic, il salone di bellezza per donna e per uomo. Qualità e professionalità al servizio dei nostri clienti. Vasta gamma di servizi esclusivi e prodotti a marchio L'Oreal. Per essere So Chic, vieni a trovarci in via 20 settembre numero 47. Unipolsai Assicurazioni, Piazza Rotonda 6, La Mezza Terme. Agente generale, dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Autonoleggio, PM Servizi SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Auto Royal, la prima società di consulenza per l'acquisto della tua auto, il punto di riferimento per chi vuole acquistare un'auto nuova o aziendale a chilometro zero. Auto Royal è anche estensione di garanzia per l'usato, servizi finanziari e tassi agevolati. Auto Royal, via delle Nazioni a Santa Fe Lamezia. Due boutique, Alisi, Atos Lombardini, Liviana Conti, Chichi, Fornarina, Le Volier, Cartica, La Maison Lola. Due boutique, Corso Giovanni Nicotera 102, La Mezza Terme, di fronte edificio scolastico Maggiore Perri. Come dice il peperiniero qua? Come dice? La madre di Roberta commenta la sentenza di assoluzione anche in appello. E quando? Mamma mia, è aiuto buono però. Eccoci qua, cerchiamo di almeno alla fine dell'anno. Buongiorno a tutti, buongiorno alla Lamezia. Abbracciamo idealmente tutti i nostri amici, tutti i nostri telespettatori che assiduamente in tutto quest'anno ci hanno seguito e ci hanno dato grande soddisfazione. Speriamo che facciano la stessa cosa. Il nuovo anno. Oggi 30 dicembre. Allora, oggi ne abbiamo 30, no? 30. Quindi vigilia del... Antivigilia di Capodanno. Permette? Grazie. Antivigilia di Capodanno. Antivigilia di Capodanno. Oggi mangi pure. Capisci che vuol dire antivigilia di Capodanno? Sì, guarda,
ti permettere di offendere. Sono vedi che ti domandano a te che cazzo vuol dire antevigilia, non tu la dite, cominciamo un bischicca. No, voglio dire, no, precisare, no? Allora. E stavo dicendo, quindi li ringraziamo per averci seguito con molta stima, fiducia, entusiasmo. Grazie anche per le vostre critiche, ci sono state utili. E beh, le critiche sono sempre utili. Le critiche sono sempre utili. Basta non sanno criticare, però. Che c'è critiche e c'è critiche. Piede vecchista, bravo. Allora, al minuccio nostro, dato che ti farà la spesa ed è impegnato con una nota, no? La pensione non basta mai 100 euro. No, io stiamo a sesto, sempre lo mangiamo. Io penso queste cose. Io sono contentissimo. Ringrazio il governo che mi dà questa piccola pensione. Io ringrazio a Dio. Poi il governo. Che mi dà questa piccola pensione. Ti quattro scondoti, diciamo. Allora. Bulliamo qualche buco. Sì, bulliamo qualche buco. Vai. Prima di tutto, Tonino, sempre si permette, perché tu sei il mio direttore della televisione. Io lo permetto. Scusa, voglio salutare questa bellissima ragazza che si chiama Maria Elena. Maria Elena. La saluto assai a lei e a sua mamma. Vi voglio bene. Ciao. Auguri di Capodanno a voi e a tutta la famiglia. Benissimo, ecco. È chiaro che diamo gli auguri a tutti i bambini che ci vogliono bene, che c'hanno. Non è che sarebbe un'ingiustizia fare nomi, cognomi. No, e come fai? Abbiamo tantissimi bambini che ci vedono. Ci hanno seguito davvero con simpatia e siamo anche commossi da questa attestazione di stima da parte dei bambini, che sono i telespettatori più spietati, più innocenti, Tony. Sì, quando sincero, hai capito? Sincero, no? E quindi siamo contenti. Allora, e parte lui con l'ultimo aforisma dell'anno. Dell'anno, 2017. Non l'ultimo, dell'anno, che poi cominciamo l'anno nuovo. Ancora ci stiamo. Meno 30 anni, 40 anni ci stiamo. Cutia ca. E poi lui. Vada il pensiero del giorno. Nella semplicità si nasconde il divino. Nella semplicità si nasconde il divino. Ma è pensato a memoria. Vorrei un aiuto di niente. Un aiuto di niente. E lo dice Fabio Volo. Fabio Volo. Figurati. Noto per. Dato che siamo. Noto per scopiazzare di qua e di là, Fabio Volo, no? Di bisogna semplicemente evoluire l'aforismo. Che me ne ammazzo, va. Voglio dare gli auguri al nostro Papa Francesco. A che ne? Il nostro Papa. E hai detto, mi tagli pure il codello, va. Ah, mi tagli pure il codello. E poi il nostro Luigi. Tagli pure il codello. Allora andiamo alla Chiesa Ricorda. Come? Andiamo alla Chiesa Ricorda. San Felice, primo Papa. Ah, ma ti è già andato, ma com'è? Ripeto. San Felice primo Papa. Hai visto? Poi San Eugenio. Sì. Poi San Giocondo Vescovo. E che è questo San Giocondo? Cioè praticamente è un alfabeto da ieri proprio. San Giocondo Vescovo. Qual è il problema? Giocondo. E qui per l'amor di Dio da Madonna. Allora. Le temperature di oggi. Non interessa. Oggi è una bella giornata alla Lamezia. Va bene, meglio come siamo stati. Ne potremmo da Sicilia, settentrionale. Hai ragione. Ti ringrazio. Veramente, Tony, la ragione vanno i fessi. No. Tu non c'hai ragione. E come si dice, come dici tu? Vediamo la ragione si dice l'hanno i fessi, o no? Poi mammarella mia tu Carmelo. Ma che mi arriva da mattina, mi arrivano i messaggi sua. Ah, ieri mi hanno mandato un grande amico tuo, mi ha mandato una cosa, cioè che
ieri sera alle 11. Che cosa? Il signor Nicola Rotondo. Lei mi squilla il telefono, lei mi guarda, signor Rotondo, Nicola Rotondo ha messo a giocare, poi io. Ma ti volevo dire, vabbè, lo salutiamo per Ma che ti volevo dire, Albe, ieri ti ho chiamato un paio di volte. Mi ha chiamato, non lo so, io ti ho chiamato, però dopo non mi hai risposto, Tony. Cioè, perché? Ti ho chiamato, non hai risposto, io ho dovuto subire lo scherno dei miei amici. Ma perché ci hai detto, ma mi rispondi subito. Hanno aspettato tutti inutilmente, che sì. Sì, ma perché il telefono, io ero fuori, che mi fumavo una sigaretta al balcone. Una sigaretta, sì. E il telefono l'ho lasciato nella cucina. Hai capito? E dopo, come sono arrivato, ho sentito un coso, signor Tonino, subito. Abbiamo capito pure così. No, stai vedendo una cosa, ma mi ha fatto riscordare. Vedo che, come dice la nonna mia Virginia, vedo i cazzi di ieri, va. Stamattina. Avete detto una cosa e mai dimenticato. Sì, forse è buono, forse è meglio in questa maniera, va, attende, va. Buongiorno. Io capirlo là. Buongiorno. Perché c'è un po' col bacco, piano per cortesia. Sì, piano col bacco. Buongiorno. Buongiorno. Da casa la ti caccia, non è che potete cacciare. No, in diretta. Buongiorno. In diretta. Buongiorno. Innanzitutto, come avevo già anticipato Tonino e Albino, buon fine anno a tutti e buon inizio. Per quanto mi riguarda è stato un anno, diciamo, riteniamoci contenti per l'andamento della nostra televisione, per la salute, caro Tonino, non ci possiamo lamentare. Per la salute. Il resto. Pensiamo chi sta peggio di noi. E ce ne sono tanti, perciò dobbiamo essere vicini. Ma io una cosa, io mi ero tutti i palli, ma penso sempre che le castano peggio di mia. E ti dico la sincera verità. Ma tu pensa quanti anni sei stato bene, e mi auguro che starai altrettanto bene. Però bisogna pensare, Tony, che ci sono cose peggiori nella vita. Ah sì, sì. Perciò l'interessante è che... D'apporto, sì. Come salute però, Sto parlando a Giorgio Albino, come salute. Poi il resto vai via. Ti hai perso risultato. Vai via. Finanziamenti 50 comuni, mentre la cataglio questo. Allora... Iniziamo con la lettura dei giornali di questa mattina, 30 gennaio e 30 dicembre 2017. Hai qualcosa da dire? No, stavo leggendo. Dimmi. Una buona notizia che il nostro comune è stato ammesso al finanziamento nell'ambito del bando regionale per la raccolta differenziata. Buono, per quanti? E praticamente per quanti schei? 2 milioni e 500 mila euro circa, 4,73 eccetera eccetera. Una buona notizia questa qua, così possiamo, ecco, incominciamo stamattina con una buona notizia. Quindi la Mesia Terme è tra gli enti calabresi che hanno fruito di questi finanziamenti per la realizzazione o ampliamento dei centri di raccolta, insomma riferito alla differenziata. Bene. Quindi abbiamo i commissari, cari commissari, vedo qualche cosa di buono vi è stata consegnata. Poi si parla sempre del fatto dello scioglimento, in prima pagina qui si dà la Gazzetta del Sud, la cronaca della Mesia, e dice l'articolo verde pubblico le ragioni di Paolo Mascaro, ex sindaco. L'appalto da 160 mila euro era stato affidato in precedenza all'amministrazione Speranza. L'ex sindaco muove ulteriori contestazioni sulle relazioni del ministro dell'interno che ha portato allo scioglimento del comune. Questo è l'articolo. Cioè praticamente per chi non riesce a seguirlo, ogni mattina ormai il sindaco ha deciso di pubblicare le sue risposte, pubblicare le sue puntualizzazioni ogni mattina sui social. Stamattina lo vediamo, viene ripreso anche dalla
dai giornali. Lui dice che con me c'è stata un'imponente diminuzione degli impegni di spesa e della liquidazione. Giovanni, è chiaro che i giornali, che cosa ti ho anticipato io? Cosa ti ho anticipato? Appena saputo della relazione, che era quasi, che era nelle mani ormai di tutti, ogni giorno i giornali ci propinavano un pezzo a puntate di questa storia dello scioglimento. E cosa sta avvenendo? Sì, ma cosa dobbiamo dire? Dobbiamo ripetere la stessa cosa alla fine dell'anno? Comunque, io capisco, abbiamo sempre detto, capiamo lo stato d'animo del sindaco come uomo e come amministratore, però io per esempio riguardo a questo, a questa strategia non sono assolutamente d'accordo, però ovviamente non la condivido ma la rispetto, perché devo rispettare anche lo stato d'animo dell'uomo. Quindi qua c'è un bel articolo stamattina in apertura di pagina, il verde pubblico è stato nell'occhio del ciclone, viene anche menzionato in maniera molto corposa dalla relazione della commissione d'accesso, e il sindaco praticamente rintuzza le accuse facendo delle puntualizzazioni, è giusto, insomma, quindi ecco, va bene. Poi intanto dopo il blocco da parte dei commissari di tutti gli impianti sportivi della Mesa Terme, oggi le associazioni sportive sul piede di guerra. Oggi sarà l'incontro al Palasparto con la stampa e si spiegheranno alle ore 10 spiegheranno le iniziative che attueranno per sbloccare gli impianti, tutta l'associazione sportiva. Io ho detto l'altra volta, ho detto tra il serie e faceto, vedete che praticamente i campionati, le manifestazioni si terranno, ma il pubblico dovrà rimanere a casa. Adesso aspettiamo. Io ho la vaga impressione che di aver azzeccato, diciamo, la... Poi ogni volta che uno esprime un'opinione c'è gente che risponde, come si dice, a cane, insomma. C'è questo discorso. Speriamo, perché ha fatto parecchio rumore, non alla Lamezia, diciamo che è stato riportato anche da giornali importanti, soprattutto del settore sportivo, e quindi ci auguriamo. Pare che c'è stata già una decisione, per la verità, ieri da parte dei, non lo so se la dice, ma praticamente fino a giugno rimane inalterato l'affidamento, mi pare, rimane inalterato l'affidamento. Bisogna vedere, questo per quanto riguarda l'affidamento, la gestione evidentemente delle strutture, bisogna vedere la questione delle gare. Ecco, vede qua che lo dice: il comune ha prorogato fino al 30 giugno 2018 la gestione degli impianti sportivi, la gestione, quindi dobbiamo aspettare sul resto quale sarà la situazione. Certo, sono sul piede di guerra, perché i danni sarebbero incalcolabili, parliamoci chiaro, senza assolutamente puntare il dito contro la commissione straordinaria, Lugo, sino che facciamo, voglio dire, violenza alla nostra intelligenza, quel poco che abbiamo. I commissari in questa vicenda un c'entrano una mazza, tutte le responsabilità di questa situazione sono ascrivibili ai sindaci che dal 1990 a oggi si sono succeduti. Hanno avuto tutto questo periodo per mettere, quindi, diciamo, a norma gli impianti. E chi ne aspettava, mi chieste? Chi sta arrivando qua? Diciamo che noi abbiamo fatto lo scuro oggi, che è domato. Intanto io spiego la responsabilità del primo cittadino. Perché la politica è adusa, è abituata a fare questi giochetti.
a tenere tutto quanto, no? A bagnomaria, come hai detto tu, scura oi che viene domani, e poi vediamo, e cioè, chi si arrivano qua? Vedono questo po' di roba e cioè dicono alt, alt, fermatevi. E ovviamente nessuno paga niente, nessuno ha responsabilità come al solito, che si sa, cacciano sempre dalla maglia a mezzo, no? Perché se avessero responsabilità e pagassero di persona ci passessi la gola a questi cari politici, ma dato che non paga mai nessuno, pagano sempre i poveri sconsolati. Cioè siamo in un paese di Puricinella che solo Dio lo sa, come faccio una piccola chiosa, comunque l'amico là, il signor Gentiloni, alias Paolo, presidente del Consiglio, che l'Italia siamo stati, voglio dire, abbiamo contribuito a farla uscire dalla crisi, boom, sapete che l'hanno chiamato una bella supposta per il 2018, intanto gli aumenti di gas, bolletta elettrica, pedaggio autostradale, eccetera eccetera, pare che avevano 900-950 euro in più, insomma, da pagare. Le intercettazioni, la legge sulle intercettazioni, vabbè, l'hanno fatta a modo lordo, cioè è un po' attaccapuccella, hanno fatto a modo lordo, comunque ci hanno propinato la solita, il solito pattume, cioè ci hanno preso per il culo fino all'ultimo giorno. E pensate un po', tutte queste facce di culo, no, a giorni li vedremo nuovamente nelle liste, che si presenteranno come se niente fosse, come se non fosse successo niente, perché loro sanno chi sono gli italiani, loro conoscono bene gli italiani, li conoscono bene, sanno che per una brioche si vendono il culo, si vendono la mamma e quindi dispensano brioche, manca poco, e la gente dimentica, non lo so, l'italiano è strano, cioè via via con gli anni ci siamo proprio, non lo so, ce l'ho l'aggettivo, ma non lo dico perché sennò succede un polverone, perché quando si toccano alcune cose, qualche aggettivo, uno supera, mamma, ma omofobo, xenofobo. Vabbè, cambiamo argomento, andiamo sulla sanità. Un altro articolo, sempre sul giornale, Centro Protesi, interessi bipartisan, dubbi del presidente dell'associazione Salviamo la Sanità, Lametina, parliamo di Nicolino, avvocato Nicolino Pane di Grano. Sono state svuotate le funzioni originarie della struttura. Il servizio è stato trasformato nel tempo in un reparto di riabilitazione. Ma ci sono un'associazione che dicono solo, cioè praticamente sono nate per fare teoria. Ma c'è pure io un'associazione, al di là della televisione, ci metto forza la media, c'è pure io un'associazione. Cioè praticamente qua ogni volta ne scimo su po' giornali, ma non mi riferisco solo al buon Nicolino, no, per parlare, per fare teoria. Cioè praticamente a me piacerebbe che qualcuno incidesse su alcune cose, per parlare, insomma, chi è che ne tutti qua sto paese, vabbè, però giustamente, fermo restando che è da tempo che in questo campo l'amico Nicolino si sta battendo eccetera, contro i mulini a vento, ma però, si sta battendo, ma vabbè, ma è in buona compagnia, pure noi gridiamo alla luna, abbaiamo alla luna e combattiamo contro i mulini a vento anche noi, cioè noi due anni e mezzo abbiamo gridato per alcune cose piccati e non sono stati capaci chi li piccati i interapposti, che cazzo parliamo? E parliamo dopo Ponte di Messina, ma lasciamoci tutti arrivare. Poi c'è parliamo della festa del 50° anno della fondazione della Mesa, come ben sapete
il giorno 4 gennaio ci sarà proprio il 50° della fondazione di Lamezia, come nome, poi come altro ne che ci siamo stati sempre, insomma, no? Infatti Perugini all'epoca l'ex assessore Piccioni sul 50° della città, festa ispirata al percorso storico, saranno evidenziati i momenti più importanti della comunità lametina, così dice il presidente del comitato 4 gennaio 1968 Basilio Perugini all'ex consigliere Rosario, replica all'ex consigliere Rosario Piccioni sui festeggiamenti del 50° della città. Il comitato, afferma Perugino, non è frutto di una specifica parte politica, anzi al suo interno con la partecipazione di tanti cittadini, espressione delle più diverse posizioni, non dico ideologiche, cioè attraversiamo una fase storica post ideologica, bensì di filosofia sociale. Giovanni, dove c'è Rosario Piccioni? Non mi esprimo più perché oltretutto poi sono molto suscettibili. Poi quando ci incontriamo magari sul corso non mi sanno e gli dico quello che penso. E tu sempre sti cazzi di interventi, sti giosce e cose, ripeto, sti bacchettate, no, tutti sti maestrini sempre di chi la parte, Cioè quando si parla di maestrini io mi rivolgo sempre a una parte politica, perché tutti i maestrini sono da parte di là, professori, maestrini, eccetera, e scienziati. E saputi. Quindi che cosa c'è da festeggiare? Nulla. E che cazzo dobbiamo fare? Cioè cosa dobbiamo fare? Ma cosa dobbiamo fare? Chi lo facciamo? Chi lo facciamo? Chi lo facciamo? Cosa dobbiamo fare? Cosa, voi siete stati otto anni, 10 anni al governo, con tutto il rispetto e l'amicizia che ti porto, lo sa, però voi ci stavate 10 anni al governo. No, ma a prescindere che tu cagli, Giovanni, a prescindere di questo, a me non mi interessa, io non cado nella trappola di chi dice sì, ma vuoi cavolo, cioè, voglio dire, io sono stanco quando si bacchetta. Quando si bacchetta, noi siamo qua a Lamezia, ma voi veramente ritenete che stanno facendo già campagna elettorale, Giovanni? Stanno facendo già campagna elettorale, comunque ognuno con lo suo, tutti quanti. Io ripeto, Basilio Perugino ovviamente si pone in termini di equilibrio, di pacatezza, di coso, c'è questa ricorrenza. Cerchiamo di farlo nella maniera più dignitosa possibile. Un che ci dobbiamo essere Lazzi, che il 50° doveva essere una bella. Giovanni, siamo stati sciolti per infiltrazioni mafiose. E che facciamo? Andiamo a suicidare mo? No, giusto, però il 50° non è che è così sentito, non doveva essere. Ma non è così sentito perché ci sono due comunità che ancora parlano di Schumbelle. Ci sono due comunità che ancora bisticciano come le comari in Taruga. Io sono in casa, chiedo di San Bias, adesso sono solo. Io sogno io, tu sei tu. Chi ne ci fessi io tu, menti l'aga da Juvetto, e per cortesia. Due cazzo mi. Ma dove dobbiamo andare? Meno male che a fronte di tutto questo, di queste sciocchezzuole. Meno male che c'è gente che alla Lamezia lavora, crea eventi, crea movimento, crea economia. Meno male che c'è sta gente, se no agiamo a Ine, proprio a Ine da Tosca, agiamo. Meno male che c'è sta gente qua, Chi è la realtà di oggi? E poi questi cazzi di giornale stamattina c'è tutto l'Interland, è vero. No, e poi si parla del tradizionale, c'è il nome di Capodanno, c'è un articolo, dice Capodanno tra la tradizione con baccalà e lenticchie. E chi sei interessante? Vabbè, no, questo è interessante perché quando si parla di baccalà, la mente. Chi preferisce restare a casa e chi non rinuncia ai locali stellati. Allora, nonostante la crisi economica, al cenone dell'ultimo dell'anno non si rinuncia. Caro Tonino? Pronto? Sì, vediamo qua, i soliti noti, lui, mamma, ma per l'amor di Dio, io ogni tanto guardo qua sui social e c'è qualcosa, ma
Ecco qua, qualche cosa di interessante l'ho trovato. È capitolo quinto, vedi? Ha capito, sta facendo un libro. Sta facendo un libro di 1000 pagine, un sindaco. Capitolo quinto, infatti parla della mala gestio del verde pubblico. Del verde pubblico. Vabbè, guardate, noi sinceramente non sappiamo che dire. Io invito ovviamente la commissione straordinaria con la stessa solerzia, no, con cui hanno affrontato il tema delle strutture sportive, mi auguro che lo affrontino con la stessa solerzia e soprattutto con la stessa velocità, con la stessa tempistica, il problema dell'agibilità su tantissime strutture comunali e non, molto importanti. Cioè, io se fossi nei dirigenti, nei panni di qualche dirigente dell'urbanistica eccetera, incomincerei, va bene, avete 72 ore insomma, agite una scialatella e poi impegnarvi per fare un monitoraggio, fare un elenco di tutte le strutture che sono sprovviste di agibilità, quali immobili sono sprovvisti di agibilità, di modo che si incominci piano piano a rendere questa città normale, normale. Un dica, ecco, dopo questo grido, dopo questa purvirata, no, che ha coinvolto solo ed esclusivamente le strutture sportive, praticamente non si parla più di nulla. La commissione straordinaria ha procrastinato sine die, si fa così per dire, fino a giugno, per altri 6 mesi ha affidato la gestione degli impianti. Io non vorrei però che questa vicenda cadesse nel dimenticatoio. Invece no, dato che la politica, gli amministratori, la politica nostrana non è stata capace, non con da voluto, non è stata capace di mettere a posto tutto questo bel popò di roba, a livello di agibilità, spero che lo facciano i commissari, noi incalzeremo i commissari. Ripeto, l'edificio scolastico è a posto, tanto per dirne una. L'edificio scolastico, ci sono 900 bambini, è a posto, è un edificio che è a posto sotto ogni qualsivoglia profilo, agibilità, prevenzione incendi. È stata messa, voglio dire, è stata posta in essere, che cosa immagino, una uscita di sicurezza, una zona, cioè dove accedere nel caso in cui, stiamo parlando di un edificio che tiene 100 anni, non scherziamo. E quindi io lo dico così, ci mancherebbe altro, non lo so, dico, l'edificio scolastico ospita 900 bambini, tutto è a posto, le carte sono a posto, mi rivolgono a qualche dirigente dell'ufficio tecnico, che poi si tilicano quando sui social diciamo che la macchina amministrativa è invisa, la burocrazia è invisa a tutti i cittadini, si incazzano poro. E allora incazzate, allora volete, perché non uscite comunque con un comunicato stampa? Perché fra due o tre giorni, i primi di gennaio, non uscite con una nota stampa? La dirigenza, chi è che ve lo proibisce? Perché la dirigenza del comune non può fare un comunicato stampa? Quali permessi di chiedere? Allora dite ai lametini, no, di stare tranquilli riguardo a questo tema, di stare tranquilli perché è tutto a posto. Oppure elencare quali sono i
gli edifici più importanti, quelli frequentati, eccetera, che abbisognano di questa certificazione. Mi dicono che anche la sede comunale, mi dicono ci sono alcuni problemi. E quindi di chi stiamo parlando? Poi c'è questa, no, c'è questa entrata a gamba tesa contro le associazioni. Poi magari ci facciamo una capatina con Giovanni, tanto siamo qua a un tiro di schioppo, andiamo al palazzetto dello sport per vedere. No, perché giustamente le associazioni, gli imprenditori che hanno preso le redini in mano di sti squadre, mentre damano la sacca, giù. Sì, no, è così. E quindi vediamo, vediamo i risvolti, vediamo che succede, vediamo se, se potranno giocare col pubblico o meno. Insomma, vediamo che ne dice, no va? Io come, ho la vaga impressione che col pubblico non giocherà. Se giocheranno è già un fatto grande, ma col pubblico non giocheranno. Giù, intanto a chi ti caccia hanno fatto no, la gestione. Non significa niente quell'attività sportiva a gestione, la gestione dell'impianto, parliamoci chiaro. Cioè io mi auguro, perché ripeto, attenzione, io non cado nel tranello, no. Allora, visto che ha giudito gli impianti sportivi, picchi un giudito comune, picchi un giudito che no, io non arrivo a tanto. Visto che si sta affrontando la materia, il tema, e visto che ringraziata la Madonna, nessun sindaco, partendo dalla Lomora ad oggi, ha messo mano a questo, a queste criticità, nessuno ci ha messo mano a questo tema. E allora io mi auguro che i commissari possano risolvere questo problema. Hanno 18 mesi di tempo, mi auguro che siano 18 ovviamente, e che poi si ritorni nuovamente, non dico alla democrazia che è nata chiacchiera, si ritorni a votare. Lasciamo perdere tutti questi orme di chiacchiere, no, la democrazia, hanno commissariato la democrazia. Ma ormai vorrei di più nessuno. Scusate. No. Mi sta dicendo una bella, ma dopo un baccalà non avete trovato più niente, no, signor? Sto scendendo Valentino, no, non c'è niente, che te ne dico? Hai fatto bene ad allungare il brodo perché stamattina, insomma... E stavi capito, mi fai capire. No, sono un po' perplesso sul fatto del... Va bene, ma dico no, prima, sei tu che ti stai scialando, ridendo. Allora, prima lo Albino... caffè, un buon caffè. Sì, grazie. Prima Albino ha detto una notizia che bisogna molto riflettere. Su un caso di cronaca nera successo tanti anni fa, parlo di Roberta Lanzino. Io conosco bene il papà, conosco bene la mamma e comprendo l'amarezza che possono avere due genitori per, insomma, non avendo un colpevole sul delitto può capitare della figlia. Però per un genitore non deve capitare, donna. Mettiti... Può capitare, no, no, si trovi e purtroppo non sono riusciti a identificare un responsabile una volta per tutte. Hanno passato al setaccio parecchi personaggi, voglio dire. No, io lo dico come il fatto che conosco il papà e la mamma. Roberto non sarà mai più vittima. Matilde Lanzino dice basta delitti per la sola colpa di essere una donna. Lo sfogo della madre della studentessa di Rende che invita il giovane a riflettere. Io non accetto la violenza sui uomini, carime, ne? Sono per... Mamma mia, la mia devo calmare stamattina. Poi si incazzano quando io ci dico, oh, ragazzi, bene, c'è una coppia di imprenditori lamedini che ha, voglio dire, in veste di benefattori, voglio dire, hanno fatto alcune donazioni al centro di riabilitazione della, del progetto Sud. Una cosa molto interessante. Questa è bella, bella iniziativa. Dice l'interessato, l'idea nasce alla vigilia del mio 50° compleanno e quindi ho semplicemente chiesto ai miei amici di non farmi un regalo personale, ma di acquistare cose utili per un centro che lavora con tanti bambini del territorio lametino. E questo fa benissimo onore all'angelo. Io, per esempio, non faccio nomi e non faccio cognomi.
perché è giusto che sia così. Poi piede voi però giornale. Sul giornale c'è, insomma. Piede voi giornale che vuole un nome. No. Pronto? Scusi, siamo in rassegna stampa, cara. Quindi. Esatti. Va bene, lo faccio, sono davanti ai teleschermi, hai capito? Ciao. Vediamo qua perché mi parla. Ah. Non so di che si tratta, Vabbè, poi diciamo che è una. Non so di che si tratta. Vabbè, diciamo che è uno scoop. È uno scoop familiare. Vabbè, ma detto ti mandano uno scoop, però è uno scoop familiare. Quindi il cameriere lascia stare. Aspetta che vi porto lo zucchero. E dove? Già. E là c'è il mio cane. Non ti preoccupare, dai. C'è. Questa è la rassegna stampa, fine anno. Ci siamo, Alberto. Ci siamo. Allora. Abbiamo quasi finito. Sono questi momenti all'esaltante. Questa rassegna stampa, ultima del 2017, doveva essere qualcosa di frizzante, di entusiasmante. Invece, con questi compagni di viaggio, mi domando dove cazzo devo andare, insomma, chi lo devo dire, chi lo già aiuto con la capo, quella. Cioè invece no, abbiamo fatto proprio una rassegna stampa, abbiamo chiuso non in bellezza, e questo veramente mi dispiace. Tori, ma tu hai aperto degli argomenti seri, è importante ed è giusto che... Ma volevo fare un discorso diverso, quanto è di durare lui? Anche perché la vedranno domenica, la vedranno lunedì, capito? Il discorso di Capomano. Ah, c'è lo bene qua. Ma vieni qua, mettiti qua. Dai, vieni qua. Intanto io prendiamo il caffè, dici quello che vuoi, ti puoi presentare pubblico. Io chiedo una cosa, chiedo all'amministrazione e ai commissari che ci sono. Siamo al 2018. Poi domani. Mi raccomando, fate qualcosa per Lamezia, perché Lamezia si merita di fare qualcosa, si merita per tutti i cittadini bravi che ci sono. Vi raccomando, non pensiamo solo all'aumento. Pensate pure a queste cose che i cittadini possono vivere digitamente, come si dice? Dignitosamente. E mo potete vedere però, Tony, Vabbè, tu io ora non mi veniva a mettere, ma che c'è il mio editore che è bravo. È basato, Albe, però non è un discorso di Capodanno. Ci vuole uno che c'ha cultura, che ha letto tanti giornali, quaderni. Ma tu quello che ti esce dal cuore devi dire. Mi è uscito questo. Ma il signor Tonino se lo può fare lui. No, ti bacio. Io che cosa posso dire? Cerchiamo. Speriamo che Lamezia cambierà. E io dico che cambierà, dobbiamo essere ottimisti. Intanto no, preservativi e pillola grassa. Oh, c'è che toccava. Preservativi, pinnola. Pillola. No, pinnola, hai detto bene. Pinnola. Preservativi e pillola grassa. Dove succede questo? Dove? Un gruppo di ginecologi su change.org. Fai queste raccomandazioni. Le raccomando giovane, no, che l'hai detto le tue volte, mi hanno tutto fatto, ma che mi ha fatto fare resi. Ma scusa. Usare il preservativo non è una parolaccia, è un messaggio positivo che si manda ai giovani in modo che si trasmette. Esatto, che non si trasmettono delle malattie. Non è che tu dai un preservativo. Il preservativo è una cosa che dobbiamo pubblicizzare a usare. Se non mi sbaglio l'ha detto anche il coso. Il Papa. L'ha detto anche il Papa. Se non mi sbaglio, l'ha detto. Preservativi colorati. Colorati. Marrosco, azzurri, verde, giallo. Che frutta ti piace? Nero perché spilla di più. Che frutta ti piace a te? Che frutta? A me mi piace assai i peri. I peri.
Di mangiare peri? Ti compreremo un preservativo con il sapore di peri. Guarda, davvero, i peri io ne scio pazzo. I peri. Vedi, Albe, quando dice i peri, tu ti riferisci... E alle pera? No. No. Quando dice i peri, quello è un pero, tu ti riferisci all'albero. All'albero. Quindi devi dire pere. Pera. Le pere. Ah, le pere. Le pere mi piace, non le pere, i peri, questo. Se no ti piace l'albero, il frutto che ti piace. Le pere, le pere. Allora, è un, il prossimo è anno... È un po' i fichi essiccati. È un po' i fichi essiccati. Sì, i fichi essiccati sono famosi. Bravissimo, Albert. E poi, cosa... Vabbè, poi no, che no, no, e quindi mo con i fichi essiccati ti piace, i crucetti. I crucetti. I crocetti. Che cosa sono le crocette? Le crocette sono così, fatte a crocette. Ah, grazie, a quadrate. E andiamo, e c'è che muovo serio. Parla di ingredienti. I crocetti sono fatti a croce. Grazie. Ti sembra serio? Allora, con quale frutto? Con le frutto, con le noci, i noci. Che cosa fai? Prendi le fighe secche. Fecche. Si tagliano a metà. Oh. Fighi secchi. Fighi secchi. Fighi. Fighi. Allora, si taglia a metà. Al femminile a come si chiamano i fighi? Il femminile. Al femminile. Fighe. Fighe. Usa che la figa è data cosa, no? Certo, certo. Con i capelli alti. Allora, prendi i fighi, li tagli. Si mondano i noci, si tagliano a pezzette e si mettono dentro. E poi si coverano. Solo noci ci metti tu? Sì, solo noci. Per esempio un po' di mandarino. No, 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 le noci si schiacciano. Scorza di mandarino. Si scamacchiano. Si scamacchiano. Si scamacchiano. Si scamacchiano. Poi ci vedevo scamacchiano. Le crocette. Poi si scamacchiano e poi? E poi che? Se stanno bene, bene, come si umidisce da noce, no? Bella bella, no? E poi te la mangi. E poi te la mangi. E tu a te ti piace? E sua dieta la portava stamattina, no, ma no, no, basta stare. E dimmi una cosa, altre frutti? Che no, 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 altre frutti, dico... Un mandarino? Un poco un mandarino, sì. E poi mi piace assare arance, che di... Come si chiama quelle rande? Che di arance, come si chiamano? Mai scordato. Che ci sono i figli dentro. Washington. Washington. Quale Washington? Washington. Che ci sono i figli dentro. E Washington, ha ragione. Washington. Ci sono i gicelli. Ci sono i gicelli nenni. Come si chiama con le sucche? I Washington. I Washington sono. No, sono belle, quelle grosse però. Quelle grosse cose. E ce le dei dentro. Ci dico una bella notizia. Non notizia, un consiglio. Mangiate l'arancia che c'è vitamina. Mi passa il raffreddore, io mi ho mangiato d'orangio, avevo il raffreddore senza medicina, mi ha passato. Ci ha passato. Bastava di noi ieri sera. Non hai capito questi no. Che dove sono stigi? Che vuol dire? Dentro a Washington, ci sono i gigieri. Così c'è di nenne tanti, arance c'è di nenne tanti. Ah, e dopo sei contento a mangiare, non ci credo. No, non sapevo che li chiamavano i gigieri. Però se poi trovo anche una mela buona, me la mangio pure. Perché ma tipo, marca, a me mi piace. La marca della mela, che di essa? Qual è la marca? Dove facendo tante marche. No, ma c'è un po' non mi ricordo. No, no, non faccio. Però i mele nostre, che bello. Poi, Tony, se non mi sbaglio, devi girare, si mangia. Vedi che dei pomicelli nenne. Il pomicelli nenne? Pomi. I pomi, che dei piccolini. Sì, che dà montagna. Che dà montagna, che belli. E poi c'è che da tarutta che non mi ricordo che di piccolini. Che ma cosa sono dei mangi? Datteri. Datteri hai cattate, però i datteri lo succhio buono come una volta. Beh, dipende che hai trovato una cosa di datteri le mordi muri che dattili. Datteri. 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 Se tu vedi datteri. Datteri. Un su buono. Se ti vedi datteri. Sono buoni. Bene, vi lasciamo ad Albino, ci vediamo. Buon anno a tutti. Abbiamo finito adesso. Abbiamo finito? Allora, vi vogliamo bene, grazie per la vostra pazienza nell'averci sopportato per questi lunghi 12 mesi,
abbiamo cercato di dare spesso e volentieri un minuto di tranquillità, diciamo, da Parenzo. Abbiamo dato il nostro meglio in alcune circostanze per offrirvi una informazione equilibrata, allegra, spesso e volentieri anche condita con qualche sorriso, per strapparvi un sorriso, con qualche battuta. Abbiamo cercato anche di sdrammatizzare in alcune circostanze, e questo proprio nel vostro interesse, perché già siete gravati da un sacco di problemi. Simone, ci mettiamo pure noi a fare un solito non c'era il solito elenco di notizie cattive, eccetera, e allora il cerchio si chiude. Bene, vi ringraziamo per chi ci ha seguito, ci vediamo se Dio vuole. Io voglio, voglio fare gli auguri alla signora di Tonino, a Stella e suo figlio, che non mi ricordo come si chiama. E quando ha sommato, è i nipotini. Veramente vi auguro di stare buoni e fate una bella vigilia di Capodanno. E allora? E poi mi allaccio pure alla famiglia di Tonino, a Lina, ai figli, a Mario, a Valerio e ai nipotini, a Gesoè e sua mamma, va bene? Auguri a tutti i suoi. Lo stesso ricambiamo la famiglia di Albino, la moglie e i figli. Ovviamente. Augurone. Arrivederci a tutti. Buon anno. Buongiorno. Oh mare, bella mia, aiutatemi a trovare. A robaro lo gagliuzzo, mi la robare e non sa giù fu. Chicchiriki, chicchiriku, mi la robare e non sa giù fu. Chicchiriki, chicchiriku, mi la robare e non sa giù fu. O comari, si guardate, i gallini mia su a lutto. Sono tutti variati, calo galluzzo non torna mai giù. Giro per cà, giro per là, lo galluzzello io non lo trovo giù. Chicchirichi, chicchirico, mi va a rompare non sa giù fu. Chicchirichi, chicchirico, mi la robare non sa giù fu. Alle 4 da mattina lo galluzzo mi svegliava, io mi alzavo, poi partia e momo non mi sveglio mai giù. Chicchirichi, chicchirico, mi la robare non sa giù fu. Chicchirichi, chicchirico, mi la robare non sa giù fu. Adonai a Luca Pone, tu viettani mondizzi e ti vitti le sue pinne, danno giornali cogliuta così. Giro per cà, giro per là, tu galluzzello io non lo trovo giù. Chicchirichi, chicchirico, se lo mangiare non sa giù fu. Chicchirichi, chicchirico, se lo mangiare non sa giù fu. Beh, allora, di sabato faccio raccomandazione, questa mattina faccio raccomandazioni veramente importanti. Vi raccomando, giovani, vi raccomando, specialmente i bambini, non usate questi bombi che sono pericolosi. Vi raccomando veramente, perché c'è tanti giochi da fare. State attento perché sono pericolosi, va bene?
Se qualche giorno, vabbè, stasera in discoteca che ci va? Beh, se uno va in discoteca, vi raccomando, con la macchina piano non bere assolutamente. Vi raccomando veramente di cuore, ve lo dico. Io vi auguro una buona giornata e un felice anno nuovo a tutta la mezza, ai parenti, ai nipoti, a tutti quanti, va bene? E noi ci vediamo, se sempre, se Dio vuole, martedì. Vi saluto, ciao, ciao, ciao a tutti.